Abitata già in epoca precristiana, come testimoniano il tessuto della centuriazione romana e i numerosi reperti rinvenuti, Cotignola venne quasi completamente distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu ricostruita rispettando, per quanto possibile, l'impianto urbanistico originale. Rifacimenti di manufatti trecenteschi sono la torre di Giovanni Acuto, simbolo della città, con all'interno la campana civica, e il Palazzo Sforza, residenza degli Sforza durante il loro governo sulla città. Ricostruito nel 1961, conserva elementi architettonici originali, in particolare il rosone in cotto con lo stemma degli Sforza, le colonne del loggiato e la bellissima stele di Caio Vario. All'interno sono ospitati il Museo Varoli e l'Archivio Storico. Di fronte al palazzo, la Casa Varoli, che custodisce la raccolta dedicata all'artista cotignolese. Varie pare del pittore veronese Felice Torelli e una tavola della Scuola Bolognese dei Carracci sono visibili nella collegiata di Santo Stefano. Presso il cimitero, la chiesa di San Francesco e l'oratorio di Santa Maria degli Angeli, trasformato nel 1400 in sepolcro dagli Sforza. Nella chiesa, edificata nella seconda metà del XIV secolo in puro stile gotico romano, si possono ammirare diversi affreschi dei fratelli Zaganelli e di Gerolamo Marchesi del XV secolo.